allora, Pasqualino, cosa ne pensi della prima parte? Una vera chiavica, Pasqualino. E adesso ti spegno tutto, Pasqualino. Stai prendendo troppa confidenza. Ma va bene, cari amici. Benvenuti a tutti quanti voi alla seconda parte di Tele Durazzo. Una seconda parte che, come vedete, comincia ancora una volta dalla postazione quiz, perché siamo arrivati alla seconda domanda. La domanda di Mosica. Bene, cari amici, allora notate attentamente queste due foto. Alla sinistra dello schermo c'è Luigi Tenco, alla destra invece c'è Renato Zero, va bene? E allora, signori concorrenti, se vi siete concentrati su queste foto, ne vogliamo sapere da voi dov'è l'errore! Risponde Gagarin, ci dica! Si doveva sparare Renato Zero! Proprio così, complimenti! L'errore è che si doveva sparare Renato Zero! Complimenti, signor Gagarin! Risposta esatta! Bene, 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 cari amici. Allora a questo punto lei non ce l'ha fatto, caro Giacinto Marzo, ma vedrà che con un po' di buona volontà potrà recuperare. Ed ora, cari amici, in onore dei fratelli albanesi, uno splendido spazio dedicato alla canzone italiana con il mitico Piero Scamarcio, che dal suo long play in Recover ci farà ascoltare Accendimi Fuoco. Tu sai che sarebbe falso, sai che io sarebbe un bugiardo se ti dicessi, ragazza mia, che non potremmo salire più in alto. Avanti, bimba, accendimi il fuoco, con forza, bimba, accendimi il fuoco, prova ad accendermi questa notte. Non è più tempo di esitare, non è più tempo di rotolarsi nella melma. Prova ora, più che per non possiamo, e il nostro amor sarà una pira funerea. Avanti, bimba, accendimi il fuoco, forza, bimba, accendimi il fuoco, prova ad accendermi questa notte. Bene, cari amici, e a questo punto siamo giunti allo spazio della conoscenza della lingua italiana per i fratelli albanesi, vero Ciro? Sì, sì. Avevamo pensato a un ospite speciale per questo gioco. Avevamo pensato di affidare questa rubrica al giocatore del Bari, Giovanni Losseto, oppure al presidente della regione Copertino. Ma non è stato possibile! Non si capiva niente. No, non è stato possibile perché questi due nostri amici erano molto impegnati. Allora, cari amici, abbiamo pensato di farlo noi questo gioco in compagnia di tutti i bambini a casa. No, non accocchiavano due parole proprio. Dicevo, cari amici, questo gioco si potrà fare in compagnia di tutti i bambini a casa, che ci possono telefonare e partecipare a grande gioco di nomi, cose, città, animale, fiore, eccetera, eccetera, cantante, eccetera. È un gran bel gioco, vero Ciro? Sì, sono contentissimo. Bene, allora a questo punto aspettiamo le telefonate dei bambini a casa. Sì. Ma attendiamo le telefonate dei bimbi a cui va il nostro saluto. Ecco qua. Dove
Dopo aver fatto il pazzo scatenato, Ciro, aspettiamo le telefonate dei bambini. E che arrivano le telefonate, come al solito sento già i centralini infuocati. Chissà quanti bambini hanno voglia di giocare con noi. Vero, Ciro, che hanno voglia di giocare con noi, bambini? E allora, cari amici, io vi ricordo che la lettera con la quale giocheremo oggi è la lettera A. Proprio così, cari amici, la lettera A. Squilli i telefoni, il primo bambino, emozionato rispondo. Pronto, chi parla? Sono un bambino, sono Ciro. Guardi che non devi dire che sei Ciro, devi dire che sei un bambino. Faresti bene anche a fare la voce da bambino. Sì. Urca. Pronto, chi parla? Pronto, buonasera. Buonasera. Buonasera, sono un bambino. Un bambino? Sì. Che bella voce da bambino che c'hai. Sentito. E come ti chiami? Peppino. Che bel nome, Peppino. Sì. E dici un poco, Peppino, quanti anni hai? 31, proprio oggi. 31 anni, Peppino. A 31 anni ti fai ancora sti telefonati. Mi diverto moltissimo, eh. Va bene, Peppino. Allora sei pronto per giocare con noi? Sì, non vedo l'ora. Bene, allora noi... andiamo ad inquadrare la lavagnetta, proprio così, cari amici, e cominciamo con il gioco. Sì. Allora, nomi, Peppino, con la lettera A, cosa ci dici? Un nome con la A. Un nome con la A? Alice. Alice? Sì. Bravo, Peppino, Alice. Mm. Peppino, di la verità, questo è il nome della tua fidanzatina? No, no. E di chi è il nome? È di un'altra cosa, di un'Alice marinata. Fritto con la pulla, patelea fa, Peppino. Mi piace, a me e mi ti piace. Deve venire una brutta indigestione. Quando mai? Ma andiamo avanti, cose, Peppino. Conce, conce, antenne. Antenne? Sì. Peppino, vorrei dire antenna. No, ho detto antenne. Plurale? Sì. Eh già, Peppino, perché tu ne devi avere due di antenne in testa, due belle lunghe ramificate. Sì, ma ogni tanto le spunto. E te le sputo io, te le spunto. Città? Sì. Che città mi vuoi dire, Peppino, con la... Non so, città non me la ricordo. Potremmo fare quella del golfo, come si chiama? Amma. Amma? Amma. Amma? Ammant. Assorata, Peppino! Assorata, tu e tutta la tua dinastia, che gli devono crescere i calli per 8 generazioni! Mi ferirò! Ma guarda che screanzato! Di la città con la A, Peppino! Una città italiana! Una città italiana, certo! Atalanta! Ah, Atalanta? Allora se eri con la S, che dicevi? Spalle, Peppino? Sì! Che ti deve prendere a te un dolore nella spalla, Peppino, che devi rimanere inchiodato sino all'età di 45 anni! A me piace più il capocollo! Ma va bene, scriviamo Atalanta, ecco qua! Atalanta, io lo scrivo così! Sono proprietario, Peppino? Sì, sì! Andiamo avanti, animali! Ax! Ax? Sì, sì, Ax! E che animale ho, Ax, Peppino? È il nome del mio cane! Il nome del tuo cane che si chiama Ax, sì, sì, che ti deve azzannare, Peppino, no, ti deve squartare la faccia è con tutti i cuori. Buonissimo, gli ho tolto i canini. E scriviamo Ax, il nome dell'animale. Fiori, un nome leggiadro per un fiore. Con la A. Con la A. Arosa. Arosa? Arosa e Maj, e tieni tu, mucca, quando fai tang, Peppino. Che devi fare il tango, Arosa, ecco qua il nome di fiore. E poi abbiamo i canatanati, Peppino. I canatanati, chi ci dici come canatanate? Gli Abba! E qua ti volevo, sei cascatello, sei cascatello. Guarda che sbagli, perché gli Abba non sono un complesso italiano. Hai sbagliato, un Peppino. Italiano? Un italiano. Gli alunni del sole. Alunni del sole, va bene. Alunni del sole. Sì. Va bene. E allora, cari amici e caro Peppino, siamo arrivati alla fine del gioco. Vediamo quanto hai totalizzato. Sono 10, 20, 30, 40, 50... Che dici, te lo do i cantanti, Peppino? Dai, long play ho fatto! Va bene, te lo do, 60 allora! Peppino ha vinto, applauso! Bravo, bravo! Ecco qua, Peppino, allora guarda, visto che sei stato così bravo, oggi puoi scegliere addirittura tra due regali. Che cosa? Caspita, Peppino, due regali. Il primo regalo è che puoi passare una serata in compagnia di Cristina D'Avena, che ti canta tutte le sue canzoni. Cristina e il secondo D'Avena. Regalo è che puoi passare un pomeriggio insieme a Cristina Casale, che ti narra tutti i telegiornali di Rai 3. Quale vuoi? No, nessuno dei due. Quale scegli, Peppino? A me questi premi mi fanno... non mi piacciono. Quale scegli, Peppino? Devi scegliere per forza, non Peppino. Non li voglio. E devi scegliere, il gioco è questo. Due premi devi scegliere. A me non mi piacciono. Non scegli niente, Peppino? No, signore. Va bene, allora scelgo io di ciaccarti per tutta la vita, Peppino. La nonna! E meno male. No! Ed ecco qua, cari amici, la tradizione continua. E salutiamo il dolce Peppino.
Bene, allora di gioco della lingua italiana. Che è successo, Sciro? No, sono scivolato vicino al trombone. Sei scivolato? Sai che cos'è questo, Sciro? La. La. Ah! Hai visto? Bene, cari amici, dopo il gioco della lingua italiana, continuiamo ancora con Teledurazzo! Bene, cari amici, a questo punto siamo arrivati all'ultima domanda del quiz, la domanda più succulenta. Infatti adesso parleremo, fratelli albanesi, di politica italiana! E parleremo in special modo dell'onorevole Claudio Lenoci, che proprio in questi giorni ha ricevuto un carico avviso di garanzia per alcuni illeciti riscontrati sui fondi destinati alle popolazioni più bisognose. Ma facciamo partire le foto! Facciamo partire le foto, prego, Sciro. Sì. Ecco, chi sono questi ragazzi? Niente, questi sono praticamente delle popolazioni del terzo mondo che tentano di avvistare i fondi che doveva mandare Lenoci. Molto, molto bene. Sì. Quest'altra foto, invece, Sciro, chi sono? Ecco, queste praticamente sono sempre delle popolazioni bisognose che però stanno aspettando l'onorevole Lenoci. Come vedete, quello sulla destra non vede l'ora di mettergli le mani al collo. Cosa ci devono fare? La festa ci devono fare! Ci Questo invece, Ciro, mi sembra un po' più preoccupato. Sì, perché? Questo bambino già sapeva che non sarebbero mai arrivati i fondi. Ma è proprio notizia di ieri, cari amici, che il socialista Lenoci, tenendo una conferenza stampa presso un'importante scuola elementare, ha confermato il fatto che lui i fondi li ha consegnati interamente. Ecco infatti i bambini della scuola come accolgono la notizia. Allora la domanda è, cari amici concorrenti, vogliamo sapere da voi, di quale corrente del Partito Socialista faceva parte l'onorevole Lenoci? Risponde Marceau, ci dica! La corrente è migliorista! Per quale motivo la migliorista? Perché da quando è onorevole lui ha migliorato le sue condizioni economiche. Risposta esatta! Bravo, complimenti! Bene, cari amici, allora estraiamo il sacchetto e proclamiamo vincitore di questa prima puntata di Teledurazzo, dispiacendoci, con il signor Gagarin, proclamiamo il vincitore Giacinto Marceau! Applause! Bravo, bravo così, bravo! Bella corona! Sì. Proprio bello, vieni qua. Allora, cari amici, ecco la camera del Pro De Luigi. Noi siamo qui per chiudere la prima puntata. Una puntata veramente entusiasmante. Sì, entusiasmantissima. Prima di salutarvi, però, cari amici, vogliamo darvi un consiglio. Un consiglio su un libro da leggere. Sì. Di quale libro parliamo oggi, sì? Ma io oggi per voi ho praticamente scelto un libro che si intitola Professione Reporter. Professione Reporter? Sì. Di chi è questo libro, Sciro? L'ha scritto Franco Strippoli. Franco Strippoli, sì. Giornalista della Rete 3. Sì, sì. E di cosa parla questo libro? Niente, praticamente questo libro narra, ti insegna praticamente mille modi per farsi il riporto con tutti quanti i capelli che c'hai attaccati qua. È veramente un gran bel libro questo, Sciro, che noi consigliamo anche ai nostri fratelli albanesi, a cui diamo appuntamento a domani, puntualissimi, con i fratelli italiani, per la seconda puntata di Teledurazzo! Ciao a tutti, ciao! Non mancate! Non mancate, è quella la telecamera, Sciro, non mancate! Bello veramente! Di concorrenti, Sciro, complimenti. Bene. No, l'astronauta è stato veramente bravo. Grazie, lei è stato gentilissimo. Guardi, grazie anche a lei, veramente un bello guagno. E fa ancora un buffone.